Un via e vai di persone e movimenti sospetti che non è passato inosservato ai poliziotti di Fano che mercoledì hanno provveduto a controllare il circolo che si affaccia sul lago Solazzi in zona Tre Ponti. Durante un blitz degli agenti del commissariato, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, sono stati individuati all'interno della struttura il gestore e un socio, entrambi trovati in possesso di cocaina. Nel corso della perquisizione, poi, grazie anche all'ausilio delle unità cinofile, è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente nel chiosco bar e tutto il materiale necessario per il taglio e confezionamento della droga. In totale sono stati sequestrati 15 grammi di cocaina e il socio del circolo, un cinquantenne fanese già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato nel pomeriggio di ieri dal Tribunale di Pesaro. Il gestore, invece, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver agevolato l'utilizzo del locale come luogo di spaccio. L'uomo, anche lui di Fano, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale provvedimento di sospensione dell'attività.